Allora, questa sera presentiamo il libro di Mario Pegula che è accanto a me. Ha un titolo emblematico, Settembre, ed è un romanzo veramente completo, perché i romanzi certe volte magari sono un po' settoriali, trattano soltanto argomenti specifici, e invece oltre alle vicende dei personaggi, alla narrazione dei fatti che accadono e di moltissimi flashback che sono interessanti perché è un modo per tornare indietro, no? Per rievocare. E proprio le interrelazioni di varia natura, quindi c'è la descrizione dei sentimenti umani in tutte le loro sfaccettature. Quindi gli uomini e le donne, quindi i personaggi, sono visti in ogni momento della loro esistenza, dove si accompagnano i momenti sì e i momenti no, sfortunatamente, le gioie, i dolori, le emozioni e le sofferenze. Ovviamente, qual era il clou di questo, quale poteva essere il clou del romanzo, se non l'amore, ovviamente. E peraltro il titolo ha un sottotitolo che è Storia di un amore e di un altro ancora, quindi non soltanto un amore, ma addirittura due. Il libro è diviso in due parti. Una è quasi un biglietto da visita di tutta la storia dei personaggi, a partire dai due coniugi che si chiamano Stefano e Elisabetta, anche io mi chiamo Elisabetta, quindi mi ci sono ritrovata, e quindi del loro amore, che è uno dei due che sono nel sottotitolo. E poi il fratello di lei, quindi Marco, il cognato di Stefano, e sua moglie Elena. Quindi queste due coppie sono un po' il clou del libro, un libro dove si incentra appunto su questi personaggi. Nella seconda parte invece appare la figura del padre di Elisabetta, quindi della moglie di Stefano, e di cui si raccontano le vicende però dopo la morte. Quindi non è un flashback, ma è proprio un tornare a vicende passate, evocare, ecco quasi, vicende passate. Come sono questi personaggi? Come puoi descrivercene? Allora, i personaggi sono, allora, innanzitutto sono personaggi di fantasia, tranne uno, sono tutti personaggi di fantasia. Quello che non è di fantasia è un personaggio minore, però insomma è simpatico, credo. È lo skipper di una barca che si chiama Tati Guano, la barca esiste, lo skipper anche, non si chiama Felipe come nel romanzo, ma c'è, ed è vero che questo Felipe in barca, dove io sono stato, una barca di 52 piedi, a vela, bellissima, cucinava gli spaghetti, li chiamava avvolgibili. E ci metteva oltre alla bottarga anche un po' di marijuana grattugiata. Questo è l'unico personaggio vero, gli altri sono personaggi di fantasia. Fra questi personaggi di fantasia, che derivano evidentemente da quello che è il mio vissuto, dai libri che ho letto, dalle cose che ho immaginato, no? E metteteci tutto quello che ciascuno di noi può mettere quando pensa a un personaggio nuovo. Accanto a questo, accanto a loro e ai protagonisti, c'è uno in particolare che risalta e che è il centro del romanzo, che è l'architetto Andrea Puglisi. Per quanto riguarda i personaggi in genere, voglio dire che sono personaggi i quali devono, nella mia intenzione, devono rappresentare l'umanità nella loro totalità, ciascuno nella sua specificità, ma ognuno con una umanità complessa a tutto tondo. Ciascuno di noi non è totalmente buono o totalmente cattivo. E io ho cercato di ognuno di mostrare questi due lati del carattere che ognuno ha. In alcuni è più evidente il lato buono, in alcuni è più evidente il lato meno buono, ma c'è in tutti noi. Il personaggio bonaccione che è Salvatore, è uno buono e caro, però di nascosto beve, dalla moglie, no? Di nascosto dalla moglie beve. L'architetto Andrea Puglisi non è proprio uno stinco di santo e la moglie l'ha tradita più volte e così via dicendo. Di ognuno spicca Cattivo. Perché cattivo? il tratto principale del carattere, ma di ognuno poi credo, spero, insomma, di aver mostrato anche le varie sfaccettature. Andrea Puglisi, questo architetto Andrea Puglisi, è il personaggio centrale del romanzo perché è colui, la nascita del quale, nella mia fantasia, ha permesso che il romanzo prendesse corpo. Se non ci fosse stata la figura di Andrea Puglisi, che è nata dopo che ho cominciato a scrivere, io il romanzo non l'avrei portato avanti, perché è intorno a lui che ruota un po' tutto. È un architetto famoso, ricco, estroverso, brillante, donnaiolo, come abbiamo già detto. È uno che parla per aforismi, non so, il suo più citato, no? Nella sua famiglia, fra i suoi amici. Più celebre è, rivolgendosi al genero, caro ragazzo, se nella vita devi scegliere se essere ricco o felice, ma per entrambe le cose avrei bisogno di denaro, cosa che mi crede permanente. E questo quindi è il personaggio intorno a cui ruota il romanzo, e intorno a cui si svolge una delle due storie,
un po' misteriose, intriganti, insomma, che man mano si risolvono. L'altro personaggio che compare un po' di sfuggita per poi ricomparire alla fine del romanzo è invece una donna misteriosa, non ha un nome, che il protagonista fattuale del romanzo, Stefano, vede quasi tutte le sere passeggiare sulla spiaggia di Santa Marinella, dove lui va a rifugiarsi per scrivere un romanzo che si intitola Settembre, e la vede ogni sera al tramonto, si incuriosisce, cerca di capire chi è, ma esce per raggiungerla, ma ormai è tardi, cala la nebbia, si nasconde dietro un promontorio, non riesce mai a raggiungerla. Ci prova più volte, ma insomma non la raggiungerà mai. Soltanto alla fine del romanzo anche l'identità di questa donna misteriosa sarà svelata. E sarà svelata, come tante altre cose che accadono, grazie all'influsso dell'architetto Puglisi.